Sì, certamente, oggi abbiamo commesso molto meno errori in attacco e abbiamo perso 10 palle meno di ieri e si vede subito il risultato. Anche ieri non è stata una questione tanto di difesa, pur facendo gli errori, ma abbiamo perso 23 palloni in attacco e questa è stata la differenza. Siamo stati più disciplinati oggi, siamo riusciti a essere aggressivi anche in difesa. In attacco sono aperti moltissimo perché abbiamo girato più palla e siamo riusciti a farli muovere quello che non riuscivamo a fare ieri, specialmente nel primo tempo. I ragazzi hanno visto che possono giocare anche con una grande squadra e questa è la cosa più importante. Intanto, col passare dei mesi si avvicinano i prossimi impegni ufficiali, a che punto siamo con questa squadra? Ma penso che piano piano ognuno si rende conto del proprio ruolo. Ognuno deve dare il massimo, anche i giovani stanno dando un ottimo apporto, non possiamo affidarci soltanto su quelli esperti, proprio per questo abbiamo fatto questo progetto che deve essere a lungo termine. Certamente il primo impegno è quello delle qualificazioni, speriamo di fare un buon risultato anche là.